Buongiorno a tutti i video ascoltatori del canale YouTube di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio appena uscito per i tipi di Biella, dal titolo Scrivere storia nel Medioevo, regolamentazione delle forme e delle pratiche nei secoli XII-XV, a cura di Fulvio Delle Donne, Paolo Garbini e Marino Zabbia. E io, per non rubare tempo ai nostri ospiti, do subito la parola a Enrico Artifoni, che ci introdurrà in questo incontro. Prego, professore. Grazie, grazie. Io ringrazio l'organizzazione e soprattutto ringrazio gli amici che sono presenti qui per aver accettato un mio intervento sul libro da loro curato, che è appunto Scrivere storia nel Medioevo. Io mi prenderò una quantità compassionevole di minuti, insomma, una decina, una dozzina di minuti, e poi cederò volentieri la parola a loro, ai miei colleghi, amici, stimolandoli su alcuni punti, perché ho delle curiosità reali rispetto ad alcuni degli aspetti trattati e sono curiosità che solo loro, cioè coloro che hanno fatto l'impresa, insomma i cavalieri che hanno fatto l'impresa, possono soddisfare. Allora, il libro, che è questo, è diviso in tre sezioni secondo una partizione che è certamente organica: forme di consapevolezza autoriale, forme di uso delle fonti, forme della parola. In tutto, il libro raccoglie 19 contributi di storici e di studiosi di letteratura medievale latina e nelle lingue volgari. In sostanza, li raccoglie intorno a una domanda di grande peso, cioè: quando, dove, come nel Medioevo l'attività dello scrivere storia comincia a accompagnarsi alla consapevolezza nell'autore di quello che sta facendo, che quello che sta facendo è un'attività specifica, cioè un'impresa culturale che richiede delle strategie di scrittura, stili di pensiero particolari, l'uso di fonti scritte orali, talvolta dichiarate, più spesso elaborate senza dichiarazione di provenienza. Questa domanda è ben posta perché entra dentro uno dei paradossi principali della cultura medievale, cioè il fatto che per un lungo tratto del Medioevo la scrittura storica esiste nei fatti, ma non esiste come genere codificato e perciò presenta una latitudine grandissima di soluzioni. Ecco, la spanna che i curatori hanno scelto di mettere al centro della loro attenzione è proprio quella in cui questo stato di cose molto lentamente cambia. Un periodo che va dalla fine del secolo XII fino al secolo XV, in cui questo processo indubbiamente faticoso, che conosce anche controtendenze, in cui questo processo, dicevo, può dirsi compiuto in piena età umanistica, con l'affermazione di una vera e propria ars di scrivere storia, ars nel senso classico medievale, cioè un'arte e una tecnica insieme. In questa spanna, presa in considerazione dai curatori, noi abbiamo via via dei segnali nuovi di autoconsapevolezza, una tendenza alla professionalizzazione, degli indizi di organizzazione conseguente dei testi storiografici. Però attenzione, il tutto va ricostruito soprattutto sulla base dei testi, cercando di identificare i criteri che li reggono, appunto quelli che ho chiamato ogni tanto gli stili mentali, i criteri che li reggono, perché tranne che per rare eccezioni o per lacerti, incursioni, definizioni teoriche dello scrivere storia continuano in realtà a mancare fino alle scritture umanistiche. Ecco, detto questo in termini generali, che si attaglia insomma alla fisionomia generale del libro, ci sono due aspetti della questione che mi interessano particolarmente e che vorrei mettere in rilievo. Il primo è il carattere che definirei processuale di questa trasformazione che si svolge più o meno nell'arco di tre secoli e a cui
ho fatto allusione prima, e su cui gravita l'attenzione particolare del libro. Processuale, cosa vuol dire? Vuol dire che se a posteriori risulta innegabile la tendenza di fondo, e qui concordo totalmente con la linea che hanno identificato i tre curatori, il tutto si svolge in modi ancora magmatici, per così dire, si svolge provando e riprovando. E questo conferisce oggettivamente alla scrittura storica, prima della definizione umanistica, l'aspetto di un campo di sperimentazione ancora molto aperto. Qualcuno direbbe magari talvolta un campo di tensioni. Un campo di sperimentazione in cui possono confluire degli apporti di vario genere, secondo una ibridazione di apporti che costituisce uno dei motivi di fascino delle opere storiografiche di questo periodo. E qui ricorro proprio al libro. Faccio alcuni esempi prendendoli proprio dal libro. Il cronista milanese Galvano Fiamma, a cui è dedicato uno dei saggi di Federica Favero, è un teologo domenicano di collocazione accademica. Ecco, questo cronista organizza le sue molte opere sulla storia di Milano secondo lo schema mentale della questio universitaria, cioè i periodi sono introdotti appunto dal classico queritur utrum, no? Che è la struttura della questio. Seguono argomenti a favore, argomenti contrari rispetto a un problema determinato, che di solito è un problema di origini della città, e poi conclusione finale del maestro, esattamente come la determinazione, come nella determinazione accademica. Ecco, mi viene in mente, un po' scherzando, che spesso gli storici della filosofia parlano di un pensare per questiones, riferendosi agli intellettuali universitari. Qui mi viene in mente che abbiamo anche qualche cosa di più specifico, un pensare la storia per questiones, che è un fenomeno di un certo interesse, di una certa rilevanza culturale. In realtà, questi esempi di ibridazione a cui facevo cenno prima possono moltiplicarsi. Nel saggio di Cecilia Iannella, l'autrice ricorda il cronista pisano Ranieri Granchi, che anche lui è un domenicano, che presenta la sua opera De praelis tusce, cioè le battaglie toscana, presenta la sua opera anche come un trattato, lo dice l'autore stesso, De regimine civitatis. E ovviamente Ranieri Granchi ha in mente la coeva produzione politica sul governo delle città. Un altro caso che mi viene in mente in questa direzione, che qui è trattato ma in realtà per altri aspetti, è il caso di Jacopo da Varazze, che dedica una quota importante della sua cronaca di Genova alla definizione delle caratteristiche del governante cristiano, dei suoi collaboratori, consiglieri, eccetera. E poi andando avanti, insomma, su questa via della ibridazione, commistione, troviamo delle cronache la cui caratteristica è di essere a valle, diciamo così, di affluenti plurimi. Lo studio delle fonti di Francesco Pipino, che è affidato al contributo nel libro di Sara Crea, e precedentemente era stato studiato proprio da Fulvio delle Donne, ecco, lo studio delle fonti di Francesco Pipino squaderna nella costruzione, raramente termine fu più appropriato, squaderna nella costruzione di una cronaca le compilazioni universali e le enciclopedie, quindi Martino Polono da una parte, Vincenzo di Beauvais dall'altra, le cronache cittadine, latine e volgari, quando sono volgari Pipino le traduce in latino, Ricobaldo da Ferrara, noto cronista padano, il Milione di Marco Polo, documenti, epistole. Ecco, qui la linea dell'autorialità di cui i curatori cercano di tenere in mano il filo, la linea dell'autorialità si dipana nell'essere Pipino non un passivo ricettore, ma in qualche modo
un architetto, per questo la costruzione era molto appropriata, un architetto dell'assemblaggio proprio di questi affluenti plurimi. Poi altri esempi disseminati nel libro, orazioni, discorsi da consiglio, epistole, documenti pubblici fusi o talvolta solo inseriti invece nello stream della narrazione. Si potrebbe andare avanti, ma quello che mi interessa notare, anche per via dei minuti compassionevoli, è quello che mi interessa notare, riprendendo il punto da cui sono partito all'inizio, è che proprio il carattere processuale di questa fase, che è un carattere che istituisce il testo storiografico come un campo di sperimentazione, favorisce dentro una tendenza di fondo alla regolamentazione la proliferazione, dirò così, ancora predisciplinare di tutte queste pratiche in molte direzioni. E questo era il primo punto che mi premeva trattare, che in sostanza aveva a che fare con la processualità della trasformazione e la quasi necessaria compositezza delle scritture di questo periodo. Secondo punto che mi interessava trattare era quello della retorica. Allora, non ci sono dubbi che il luogo concettuale dell'attività storiografica, il campo concettuale, è il campo della retorica. La storiografia è e rimane per tutto il Medioevo un opus maxime oratorium. Su questo non, come dire, non calano mai dubbi. Però c'è una specificità, perché non stiamo parlando di una atemporalità retorica. La specificità del periodo che i curatori prendono in considerazione è che la forma allora più diffusa e vulgata di retorica è la retorica applicata dell'ars dictaminis, che da alcuni decenni, viva Dio, ha ripreso il posto che merita negli studi della cultura, sulla cultura basso medievale. L'ars dictaminis, qui dico delle cose abbastanza note agli specialisti, nasce più o meno alla metà dell'undicesimo secolo, se vogliamo considerarne delle lontane origini cassinesi, nasce più o meno alla metà dell'undicesimo secolo come una dottrina dello scrivere lettere secondo regole codificate e una partizione altrettanto codificata delle parti della lettera. In quanto tale, considerata così stricto sensu, in quanto tale per molto tempo ha suscitato un'attenzione abbastanza circoscritta negli studiosi, in quanto tecnica estremamente settoriale, utile al più per capire la forma di alcuni testi epistolari e destinata, si riteneva, anche a un tramonto abbastanza rapido. Cioè, spesso ci sono affermazioni sulla rapida obsolescenza dell'ars dictaminis, come fosse una meteora che percorre, diciamo, che parte nell'undicesimo secolo e più o meno conclude la sua storia nel tredicesimo secolo. Non è affatto così. In realtà quello che sta venendo fuori con molta chiarezza negli studi di questi ultimi decenni, di cui i curatori e alcuni degli autori presenti, presenti nel libro, per esempio Benoît Grévin, di cui curatori, alcuni degli autori sono protagonisti, diciamolo pure, è che l'ars dictaminis manifesta da subito una costante tendenza espansiva, cioè dalla lettera a ogni testo scritto secondo regole codificate, e non è affatto una meteora culturale, ma rimane la matrice principale di elaborazione dei linguaggi politici fino a 300 inoltrato. Ecco, questo significa che gli specialisti di ars dictaminis, cioè i notai, ma non tutti i notai dettatori che avevano una competenza specifica nell'ars dictaminis, svolgono un ruolo egemone rispetto a tutte le pratiche di scrittura. E tanto più lo svolgono, quanto più queste pratiche di scrittura evolvono verso la regolamentazione. Voglio dire, quando si chiede una regolamentazione, se esiste un campo concettuale che ha regole forti, è,
assolutamente spontaneo che questo campo concettuale detti le sue regole. Allora, nel libro che noi abbiamo di fronte, la questione è affrontata di petto nel saggio di Benoît Grévin, ma circola in continuazione nel momento in cui si affrontano questioni di confezione materiale dei testi, questi testi, i quali vuoi nei proemi, vuoi nei discorsi riportati, vuoi nell'arsenale metaforico che esibiscono, non altissimo nei testi di scrittura storiografica, diciamolo pure, e comunque esiste una quota metaforica, vuoi nelle lettere vere o fittizie inserite nella narrazione, tradiscono una derivazione evidente dalle tecniche di composizione dettatoria. Allora, che questo quadro sia tutto chiaro non si può ancora dire. Non si può ancora dire, anche se alcuni passaggi sono stati studiati molto bene, per esempio rispetto al caso di due autori come Boncompagno da Signa e il suo allievo Rolandino da Padova. Però che si tratti di una questione ineludibile risulta evidente anche alla semplice lettura di un testo come quello di cui riporto adesso alcune righe, perché altrimenti non è ben chiara questa, come dire, per i non specialisti rischia di essere non chiara questa tendenza pervasiva del dictamen. Un dettatore, che è Giacomo di Dinant, che è professore a Bologna nel tardo 200, mette sotto l'egida della scrittura dettatoria praticamente tutto ciò che può essere detto o pensato. Dice Giacomo di Nantes, un testo abbastanza noto per chi se ne occupa, ci sono sette modi di un testo dittaminale. Esiste il dittame mentale, quello vocale, quello scritturale, quello iniziale, che sono i gesti, quello strumentale, e allude agli strumenti notarili, quello letterale, e parla delle lettere non a regola d'arte, quello epistolare, e sono le lettere solenni. Ecco, questo è il continente culturale che doveva affrontare chi metteva insieme parole organizzate nel corso del secolo XIII. Ecco, io, queste erano le cose che volevo dire in sostanza. Chiuderei qui questa orazione picciola, insomma, e mi permetto di interloquire direttamente con i curatori, che sono i colleghi, ma sono anche, spero di non essere indiscreto nel dirlo, degli amici, insomma, delle persone con cui ho uno scambio continuo. E mi rifaccio alle curiosità da cui ero partito, che solo dei competenti come loro possono qualche modo soddisfare. Allora, scusate, non voglio fare un fuoco di fila di domande, però ci sono delle cose che mi piacerebbe porvi e di cui piacerebbe discutere con voi. Cominciamo con un'entrata dolce. Allora, il primo è il rapporto tra retorica e diritto. Retorica e diritto, su quale ogni tanto ci sono stati, diciamo, dei malintesi, perché rischia di sembrare una disputa fra le artes, invece credo che non vada apposta in questo modo. L'ars dictaminis è in qualche modo un elemento di congiunzione, ma è un elemento di congiunzione non sempre pacifica, talvolta ci sono invece rapporti, cioè quel campo di ibridazione di cui parlavo prima, talvolta diventa un campo di tensione, perché invece ci possono essere conflitti e tensioni fra retorica e diritto. La seconda domanda, poi altre ne ho dopo, ma insomma preferisco graduarle perché altrimenti diventa una specie di interrogatorio, è la questione a cui ho alluso davvero molto in fretta in questa breve introduzione, quella della trasformazione umanistica, la trasformazione umanistica che in qualche modo chiude la parabola
da cui il libro parte, dalla fine del secolo XII, e fa approdare questa parabola al compiuto possesso, compiuto, consapevole, scritto, dichiarato possesso di un ars conscribendi in historiam. Non so chi tra i presenti vuole rispondere a queste due domande, forse pensando alla questione umanistica, forse Fulvio delle Donne, ma è ovviamente un dialogo aperto, insomma. Mi riservo anch'io di intervenire. Beh, grazie innanzitutto Enrico Artifoni, grazie a Italia Medievale che ci sta ospitando e a Maurizio Calì che ha organizzato questa presentazione. Allora, effettivamente la questione, cercando di rimanere in quei minuti compassionevoli che sono stati ricordati, le questioni sono complesse, sono ampie, sono variegate anche. E forse chi ascolta si potrà chiedere che c'entra il diritto con la storia, con la storiografia, con la scrittura della storia. Ecco, appunto, noi siamo abituati forse a tenere troppo distanti gli ambiti, le discipline, gli ambiti di conoscenza e gli ambiti di approfondimento anche delle nostre conoscenze, della nostra conoscenza del passato. Allora, il diritto, la retorica e la conoscenza del passato, la conoscenza di fatto anche la regolamentazione del presente, perché poi la storia rappresenta anche una domesticazione anche dell'oggetto, del passato, ma anche poi del presente. Ecco, passa naturalmente anche per la conoscenza delle strutture, come dire, istituzionali, per la conoscenza delle strutture istituzionali non solo della lingua, della retorica, come si è ricordato che la storia è opus oratorio, ma massime, ma anche proprio delle istituzioni materiali, delle organizzazioni che esistono di fatto. E probabilmente uno dei passaggi, uno dei momenti fondamentali nella regolamentazione anche delle tecniche della storia, della scrittura della storia, passa anche attraverso probabilmente la consapevolezza di un diritto positivo, no? Che viene sempre più chiaramente compreso, che viene sempre più chiaramente delineato. Ecco, allora, che cosa c'entra però retorica e diritto? Torniamo direttamente alla domanda specifica fatta. In tutti questi secoli che sono stati ricordati e che sono poi l'oggetto principale del libro, di questo volume, di questa raccolta di saggi, la connessione tra i due elementi, tra retorica e diritto, è strettissima, perché non si poteva studiare l'una senza l'altra. E possiamo anche dire che nell'università difficilmente esisteva un maestro di retorica che facesse, almeno fino alla fine del 200, che facesse insegnamenti di retorica pura, come dire, di letteratura, ma era sempre assoggettata ad altre discipline, era assoggettata al diritto in buona parte, perché appunto scrivere una bella lettera di cancelleria, una buona lettera di cancelleria, o scrivere un atto, diciamo, un privilegio, significa conoscere anche bene, a perfezione, le norme del diritto su cui si basa un privilegio, su cui si basa una comunicazione. Ecco, questo è da tenere ben presente, perché di fatto poi i due elementi, retorica e diritto, non sono affatto disgiunti, ma sono entrambi i poli, no? Di una regolamentazione anche del pensiero. Hai fatto riferimento all'articolo, al saggio di Benoît Grévin, che è una delle prime volte in cui si affronta lo studio della storiografia dal punto di vista anche della regolamentazione dell'ars dictamis. Ecco, la regolamentazione dell'ars dictamis dà delle norme anche precise nella struttura non solo della lingua, ma del pensiero. Appunto egemonica, possiamo dire, come organizzazione del pensiero, perché la sintassi di fatto, ma anche la retorica, la costruzione metaforica, di fatto regola anche il pensiero, e il pensiero si è regolato attraverso la sua esposizione e la sua scrittura.
Per questo le due cose non possono essere disgiunte. Dopodiché, ovviamente, nel corso noi siamo all'inizio, abbiamo detto, partiamo questo percorso, compiamo quest'impresa, ci hai detto che facciamo, abbiamo fatto un'impresa, noi cavalieri che fecero l'impresa. Ecco, cominciamo quest'impresa con l'inizio del XIII secolo, fine del XII secolo, perché appunto è proprio in quel momento che si definisce anche una consapevolezza molto precisa dei retori, dei grammatici, attraverso la consapevolezza dei propri strumenti espressivi, dei propri strumenti narrativi e quindi anche consapevolezza dei propri strumenti espositivi della realtà, di fatto, si definisce anche con maggiore precisione il concetto stesso di organizzazione della memoria, che è la storiografia, la regolamentazione della memoria, che è appunto la scrittura della storia. Ovviamente poi sono secoli, secoli sono lunghi, no? Passiamo dal XII, dalla fine del XII, arriviamo al XV, siamo in un momento epocale di variazioni, di trasformazioni epocali, cambia tutto. In alcuni momenti, e soprattutto pensiamo anche alla trasformazione attuata da Petrarca, a cui alludevi di fatto, le polemiche con l'Ars Dictaminis, la polemica ovviamente anche con il diritto, che era strettamente connesso anche con il dominio dell'Ars Dictaminis, soprattutto per Petrarca che tendeva a rompere gli schemi. Una cosa che dobbiamo sempre ben tenere in mente è che noi abbiamo a confrontarci solitamente nelle storie della letteratura con dei giganti, no? Le storie della letteratura fanno la storia dei giganti della letteratura, non della cultura mediana, possiamo dire. Ecco, è Petrarca, no? Che quando poi si oppone a quella tradizione dell'Ars Dictamnis sta compiendo una rottura. Di fatto con la tradizione precedente, una rottura violenta che a volte afferma anche con particolare enfasi quella famosa lettera a Francesco Nelli in cui si vanta proprio di essersi fatto bocciare all'esame per essere ammesso tra gli scrittori papali. Ecco, perché appunto lui scriveva un'altra lingua, un altro latino che per quei dictatores del Medioevo corrispondeva al greco, era proprio un'altra lingua. Ecco, Petrarca sta un po' mistificando, ovviamente, perché appunto è ben consapevole anche poi del proprio ruolo, però è particolarmente significativa quella rottura, ed è una rottura che poi si porta avanti e viene poi amplificata nel corso del secolo successivo, in tutto il 400, quando effettivamente si vengono a definire quelle regole della scrittura della storia, le regole della retorica, di come si deve scrivere la storia. Mano a mano, noi ricordiamo sempre che la storia, ecco, noi adesso l'insegniamo all'università la storia, l'apprendiamo a scuola, ma la storia non si apprendeva come disciplina specifica, era sempre soggetta ad altro. Soggetta alla retorica, soggetta al diritto, soggetta alla filosofia, alla teologia e a tutt'altro. Ecco, hai fatto prima degli esempi importanti anche dell'assoggettamento della storia alle formule teologiche, no? Della questio, di fatto, perché quello è il modo di ragionare, è il modo di organizzare il pensiero. Ecco, nel 400 cambia davvero tutto perché si comincia a ragionare anche proprio sul significato stesso della narrazione. Che cosa significa narrare? E in che modo si deve narrare? Si deve narrare cercando poi il vero in maniera assoluta, come avrebbe fatto, come avrebbe dichiarato Valla in una. Nei suoi conflitti, nei suoi contrasti con un altro letterato importante dell'epoca, Bartolomeo Facio, il vero in assoluto, oppure bisogna cercare il vero addomesticato, come dire, il verosimile.
Era una questione, il conflitto tra vero e verosimile. Attenzione, non dobbiamo confonderlo, neanche banalizzarlo, no? Con il conflitto tra il vero e il falso, perché non è questo. Ecco, dobbiamo tenere presente che la scrittura della storia è narrazione da un punto di vista, è narrazione che si deve adeguare anche a certi contesti, a certe situazioni. E forse la rivoluzione che abbiamo portato, permettetemi di dirlo, insomma, no, un po' di rivoluzione che abbiamo portato con questo libro è proprio cercare di far comprendere che la scrittura della storia, le cronache, le storie medievali non sono fatte per attingere semplicemente notizie brute, come spesso si è fatto in una tradizione, diciamo, tardo-positivistica che è ancora molto viva attualmente. Ecco, le cronache non possono essere, o le storie non possono essere viste, lette semplicemente per attingere informazioni, giudicando poi il valore di una cronaca sull'attendibilità del cronista. È una formula, un termine che ogni tanto ricorre, no? In alcuni, l'attendibilità del cronista. Ecco, non è quello il principio che va seguito in chi scrive la storia, nella lettura di un testo storiografico, almeno fino appunto effettivamente alla professionalizzazione estrema della scrittura storica, che avviene ovviamente molto più tardi, avviene a partire dalla fine dell'Ottocento, direi. Però in questo periodo, in questa fase, noi cominciamo a guardare, a vedere, ad osservare alcune trasformazioni importanti, che poi arriveranno fino a quelle trasformazioni estreme, alla nostra storia di tipo scientifico, appunto, la storia trasformata in scienza, appunto, alla quale siamo abituati anche attraverso gli insegnamenti universitari. Ecco, la storia che comincia a trasformarsi in qualche cosa di autonomo, e la storia comincia a trasformarsi in qualcosa di autonomo, la scrittura della storia comincia a trasformarsi in qualcosa di autonomo proprio in questo periodo, abbiamo detto, tra la fine del XII e tutto il XV secolo. Ricordo giusto una cosa per completare: 1499 è la data di un'opera importante, l'Axius di Giovanni Pontano. È in quell'opera che Giovanni Pontano per primo definisce proprio le regole della scrittura storica, ovvero se vuoi scrivere storie e vuoi raccontare di una battaglia, devi essere breve, devi essere rapido, devi avere una certa efficacia. Se vuoi raccontare una certa cosa, la devi raccontare in questo modo, e da tutta una serie di regole importanti. Ecco, quella è la svolta, una svolta decisiva. Ce ne saranno tante ancora nel corso dei secoli, però quelle a cui abbiamo assistito sono svolte decisive e vanno proprio nella direzione della professionalizzazione su cui abbiamo provato a insistere. Ovviamente non si tratta ancora di una professionalizzazione piena, ma siamo sulla strada, davvero sulla strada per quella professionalizzazione. Grazie, mi pare che sia venuto fuori molto bene dalle tue risposte, sia il rapporto contrastato retorica-diritto, sia il decisivo cambiamento di paradigma umanistico, che è in qualche modo il punto di caduta del libro. Ecco, altre cose mi interessavano anche. A una lettura filata, continua, che parte dagli inizi, cronologicamente per esempio il canonico Tolosano, fin dalla fine del secolo XII, è evidente una presenza variabile secondo le fasi di chierici e di laici nella operazione storiografica. Dico chierici in senso ampio, sarebbe meglio dire uomini di chiesa, intendendo
diciamo, sia sacerdoti sia un po' più tardi appartenenti agli ordini mendicanti. Ecco, mi chiedo se è possibile rintracciare le fasi, insomma, di segmentare, insomma, questa presenza di uomini di chiesa e di laici nella operazione storiografica. E siccome coi laici noi scendiamo nel profondo, diciamo, della società, non di una società a parte come è la società degli uomini di chiesa, una domanda che mi sono sempre posto, certo credo non sia facile, ma insomma, qual è la considerazione sociale? Quale può essere? O abbiamo degli indicatori di considerazione sociale nei confronti di chi scrive di storia? Fenomeni di collaborazione cittadina o vicinale alla scrittura dell'opera storiografica? Non so, forse Marino Zabbia, che ha lavorato su questi temi. Sì, grazie per lo spunto, che in effetti è interessante. Questo libro ripercorre tre secoli di scrittura della storia e ci permette, volendo fare una lettura trasversale, anche di ricostruire una sorta di, diciamo così, sociologia degli autori, no? È abbastanza, guardo l'indice, è abbastanza facile vedere come all'inizio, tra XI e XII secolo, c'è una forte prevalenza di chierici legati soprattutto alla cattedrale, no? Penso al bel saggio di Enrico Faini sul Tolosano, oppure a quello altrettanto importante di Alberto Cozza sulla realtà pisana. Ecco, questa importante presenza di chierici, di preti sostanzialmente, di fatto sparisce nei primi anni del 200. Nel corso del 200 i preti non scrivono più, i vescovi, non scrivono più storia. C'è invece un'esplosione di scrittura laica. I laici, che nell'alto medioevo non hanno scritto opere letterarie, mai nessuna, dal XII secolo in poi sembrano, no, per un certo momento, quasi acquisire una sorta di monopolio nella scrittura della storia. Le cronache scritte in Italia nel 200 e nel 300 sono in gran parte scritte da laici. Ecco, però questo monopolio di laici, che sono notai, questi notai dell'Ars Dictaminis nel 200, ma poi nel 300 saranno anche mercanti, Dino Compagni, Giovanni Villani, forse i più noti notai cronisti medievali sono mercanti, scrivono il volgare, eccetera. Ecco, questa sorta di monopolio di laici viene rotto invece dagli anni 70, 80 del 200, dall'apparizione di un numero non così ampio ma molto rilevante di altri, chiamiamoli chierici, che sono frati domenicani oppure francescani, no? Soprattutto domenicani. Ecco, costoro scrivono cronache universali, compilazioni, è stato citato prima Martino Polono, potremmo aggiungere Tolomeo da Lucca e qualche altro, non moltissimi in realtà. Scrivono anche cronache cittadine, lo stesso Tolomeo da Lucca è autore di una storia universale e di una cronaca di Firenze, e sono questi testi, ecco, caratteristica di questi testi, di questi chierici, è quella di essere forse più fortunati e diffusi di quelli dei laici, perché si reggono, si appoggiano a una struttura di conventi, no? Questi frati sono legati a dei conventi, si muovono tra i conventi, e insieme a questo movimento di uomini c'è anche un movimento di libri. Salimbene de Adam, che Salimbene da Parma, che è uno dei cronisti più famosi del Medioevo, no? Conosceva per esempio il suo confratello Tommaso Tosco, e i due sono grossomodo coetanei, e nella cronaca Salimbene fa un piccolo ritratto di Tommaso, se lo ricorda come predicatore e se lo ricorda anche come autore di un grande libro di storia che ci è arrivato, no? Ecco, queste sono, così per dire, le caratteristiche di questo panorama, in cui avete visto, no? Non c'è il professionista della storia, questo abbiamo già detto, ma conviene ripeterlo, no? Non c'è uno che scrive di storia per mestiere, si scrive di storia di solito per un breve periodo di tempo. Abbiamo citato tanto Buon Compagno Assini, Buon Compagno Assini scrive un'opera e ci mette relativamente poco, altri magari, Giovanni Villani ci passa 20 anni, però di norma fa altro, fanno altri mestieri, hanno altre professioni, e quindi attingono anche a un bagaglio culturale diverso, che, come si è detto prima,
non è mai, diciamo così, non è quello dei grandi letterati, fino all'umanesimo non è quello dei grandi letterati, sono persone che hanno una cultura un po' più modesta, non tutti, ma di norma è così. E quindi questa cultura un po' più modesta, questo ruolo un po' particolare, no, incide anche sulla considerazione sociale degli autori, nel senso che non è il grande Francesco Petrarca di cui si collezionano le lettere, quello che scrive di storia, no? È un personaggio che ha una fisionomia sia sociale sia culturale più modesta. E noi riusciamo a cogliere in qualche caso la considerazione sociale di cui godeva? Qualche volta sì. Nel caso di Giovanni Villani sappiamo, perché ce lo racconta Giovanni, però non altrimenti, che a Firenze si sapeva che lui scriveva una storia e in una pagina della Nuova Cronica Giovanni racconta che un suo amico concittadino gli chiede delle spiegazioni, no, sulla situazione politica di Firenze, dicendo: ma come siamo arrivati a questo punto? Raccontamelo tu che conosci la storia di Firenze, questo non è male. Passi analoghi non li troverete nelle cronache. Troveremo, per esempio, nella cronaca di Rolandino da Padova, anche già citato, il fatto che si sapeva a Padova che Rolandino stava scrivendo una cronaca, prendendo degli appunti, perché delle persone religiose, probabilmente frati, no, gli chiesero di scrivere una cronaca. Possiamo aggiungere qualche altro caso, ma sono veramente pochi. Penso a Pietro Villola, no? Gerardo Ortalli molti anni fa trovò negli archivi bolognesi un documento di un processo in cui il cronista Pietro Villola era convocato perché si trattava di stabilire l'età di un imputato. Se questo imputato era maggiorenne avrebbe subito una pena ben più severa, se fosse stato ancora in minorità una pena più mite. E allora, siccome lui si ricordava, questo tizio, che quando era bambino piccolo arrivò a un successo, non mi ricordo che cosa, a Bologna, allora si chiamò il Villola, il quale disse: questo fatto avvenne nell'anno X, no? Così si poté stabilire l'età di questo personaggio. Però sono veramente, veramente casi molto rari, ecco, veramente casi molto rari. Stupendo quest'uso procedurale del cronista, cioè non solo, diciamo, una funzione sociale, ma proprio una funzione testimoniale. Ricordo che in quel processo in cui testimonia Pietro Villola, gli si chiede anche, ma in sostanza, cos'è la pubblica vox et fama? E lui risponde: Id quod publice dicitur per gentes, insomma, è quello che la gente dice normalmente, e in qualche modo io sono particolarmente attento a queste cose. Dunque, esiste nei nostri studi, come si sa, la trappola della personalità. Io ho in mente alcune incredibili storie del pensiero politico in cui sembra che Machiavelli dialoghi direttamente con Jean Bodin e tutti e due poi dialogano, come dire, con Aristotele. Talvolta anche alcune storie letterarie sono costruite così per punte alte. Per fortuna da alcuni decenni è in atto una revanche, diciamo, di fatto un elogio negli studi dell'autore medio. E ciò non toglie che quando dentro alcune personalità si riassume una transizione, una fase, una devoluzione di saperi, allora studiarle da vicino può essere molto utile. Protagonisti occulti, diciamo, tra i protagonisti di questo libro ci sono due personalità già citate, interessanti perché il più giovane è allievo di quello precedente, e sono Boncompagno d'Assigna e Rolandino da Padova, tra i quali avviene una trasmissione di saperi. Di questo è proprio specialista Paolo Gardini e vorrei proprio sentire la sua opinione. Grazie Enrico, io come ringrazio anche il nostro ospite e ti garantisco, tu hai chiesto all'inizio sulla mia amicizia, lasciami dire a proposito di Boncompagno Rolandino che tanto ti devo, da te tanto ho imparato, ma qui chiudo la parentesi personale. Sì, a leggere la questione della retorica, Boncompagno Rolandino. A leggere tutto il libro, il libro racconta varie storie, come stiamo mettendo in luce, una vicenda che si legge processualmente è il racconto del corpo a corpo di tutti gli autori che sono trattati in questo volume con i loro testi. Il corpo a corpo,
con le pagine, con le carte bianche da riempire, insomma, in altre parole, il loro rapporto con la forma, e cioè dire con la retorica. Ci sono punti di svolta, personalità di svolta. Allora, per venire alla domanda e anche alla modalità, per corrispondere alla modalità che mi ha richiesto Enrico Artifoni, ecco, non la prendo alla larga, ma la prendo brevissimamente alla stretta, cercando di mettere brevemente a fuoco, non dico proprio il giorno, ma quasi, delle nozze tra Ars Dictaminis e storiografia, perché tradizionalmente è dal matrimonio che nascono i figli, e i figli sono studiati appunto in questo libro. Le nozze tra Ars Dictaminis e storiografia si celebrano in Italia poco prima, a ridosso dell'anno 1200, quando Boncompagno fa un viaggio nelle Marche, lui insegna retorica a Bologna, fa un viaggio nelle Marche e rimane a bocca aperta davanti alla bellezza di Ancona. Durante questo giorno decide di scrivere un libro di storia, l'unico della sua prolifica carriera di scrittore. Quel libro racconta fatti avvenuti circa 30 anni prima, e cioè dire la vittoriosa resistenza degli anconetani a un doppio assedio, un assedio a Tenaglia, portato da un lato dalle truppe di Federico Barbarossa via terra e dai veneziani via mare. Siamo nel 1173, dopo un assedio strenuo, dopo gesti eroici a ripetizione, gli anconetani riescono a respingere gli assalitori. Torna a Bologna Boncompagno e subito dopo, pochissimo dopo, nel 1201, un suo collega che insegnava diritto civile, Ugolino Gosia, viene, guarda caso, eletto podestà di Ancona. Ugolino chiede a Boncompagno di accompagnarlo ad Ancona, di correggere, rivedere e leggere pubblicamente quest'opera di storia. Allora, siamo nel 1201, a questa altezza Boncompagno è l'unico retore che sia anche storiografo. È l'unico caso, insomma, di un maestro di retorica che si dedica alla storiografia in un'epoca in cui, quella della fine del 1100, i cronisti sono cittadini, sono per lo più provenienti dal notariato. Ma perché Boncompagno ha scritto quel libretto? Ho detto che l'occasione del podestà è successiva alla composizione, quindi non l'ha scritto per, come dire, ossequio al suo ormai potente collega. L'ha scritto per un altro motivo. È nei suoi primi anni di scrittura, Boncompagno, ha già scritto alcuni trattatelli, ma già nelle sue prime opere mostra il suo carattere del tutto insofferente a rimanere, come dire, rinchiuso nei recinti della sua materia, la retorica o Ars Dictaminis. Boncompagno, insomma, mostra chiarissima l'intenzione di un suo, possiamo definirlo, espansionismo culturale. Un temperamento idiosincrasico, appunto insofferente, che gli fa prendere anche posizioni ardite. Tra queste posizioni ardite, ecco, abbiamo esattamente questo, la scrittura di un'opera storiografica. Boncompagno, come maestro di retorica, vuole, come dire, inglobare nella sua materia competenze che fino a quel momento invece erano rimanevano esterne, appunto, ai confini, diremmo oggi, del settore disciplinare della materia. Quindi è un piccolo capolavoro, ma fu una mossa geniale, perché con questa scrittura Boncompagno mise la mano, il pugno direi, no, su due domini verbali strategici in quell'inizio del 200 comunale, che si avviava alla sua fase podestarile e che stava ormai facendo della parola lo strumento principe della politica. Due domini. Il primo era la storiografia, il secondo la concione, cioè dire il discorso pubblico. Il primo, la storiografia, ecco, consisteva intanto nel gesto in sé. Scrivo un'opera, io maestro di retorica, scrivo un'opera di storia. Non tralascio in realtà la mia professione, come vedremo, cioè la tralascio solo apparentemente, e mi dedico però a scrivere storia.
Invece del solito manuale, dunque, produco una cronaca, una breve cronaca. La seconda conquista, la Concione, fu in realtà un colpo di mano. Nella breve narrazione, Boncompagno, in un'opera non molto estesa, insomma circa la metà del testo di Boncompagno è costituita da discorsi. Sono ben 9, molto ampi, elaborati, ognuno tagliato sul personaggio che lo pronuncia. Insomma, quella cronaca diventa all'improvviso anche un inedito manuale su come si parla in pubblico. Con l'accorto dosaggio tra una narrazione patetica e questa sfavillante giostra oratoria, Boncompagno regalava alla vicenda storica di 30 anni prima una apprezzabile molteplicità di punti di vista e una rara, direi, profondità di piani. Adesso non abbiamo tempo, è soprattutto nel prologo che Boncompagno si impegna a offrire il meglio della sua riflessione sulla storia. Sintetizzo dicendo che suo malgrado, Boncompagno si ritrova a seguire la doppia lezione di Cicerone, verso il quale Cicerone, Boncompagno in altre opere, dichiara senza mezzi termini un astio che dire pungente è dire poco. La prima lezione di Cicerone: la storia è maestra di vita. Scrivere storia è un gesto etico, addirittura è il gesto fondante della civiltà. La seconda lezione: la storia è, e qui l'abbiamo già sentito almeno 2 volte, la storia è soprattutto una questione di oratoria. Insomma, possiamo racchiudere l'esperienza storiografica di Boncompagno in questi punti: elevatissimo grado di consapevolezza autoriale, rivendicazione a se stesso in quanto oratore, cioè retore dello scrivere storia, lui si definisce orator nel prologo. Terzo punto, approfondita e appassionata riflessione sulla scrittura storica. Insomma, il Liber de Obsidio d'Ancone è un riuscitissimo libro di storia e insieme un originale prodotto dell'Ars Dictaminis nella sua accezione più larga, più ambiziosa, cioè dire l'arte della scrittura tout court. Con l'audacia tipica del personaggio, Boncompagno inventa di fatto una nuova figura professionale. Abbiamo detto che nel panorama della storiografia coeva era abitato soprattutto da cronisti notai o comunque da uomini di legge. In questo panorama Boncompagno lancia la figura del maestro di retorica in grado di accorrere con la sua penna educata ed efficace a scrivere storia dovunque se ne presenti l'occasione. La proposta era ardita e fu raccolta in un altro contesto comunale, come anticipato Riccardo Tifoni, da un suo allievo e ammiratore, da Rolandino da Padova, a sua volta magister, però anche notaio. La cronica di Rolandino è un altro capolavoro della storiografia medievale. In questa cronica, anch'essa letta pubblicamente a Padova, anche Rolandino nella sua cronaca inserisce molti discorsi, 17, nelle varie tipologie della prassi oratoria comunale. Troviamo orazioni consiliari, ambasciate, concioni, però inserisce anche discorsi tenuti in privato, dialoghi, scambi di battute, singole frasi. E nonostante questo materiale sia molto più diluito nella narrazione rispetto a quanto aveva fatto Boncompagno nel suo testo, si riesce tuttavia a misurare bene anche in Rolandino una decisa propensione verso la soggettività, cioè dire verso la pluralità dei punti di vista. I discorsi servono a rendere a vedere un fatto, come dire, un fatto come prisma. Si può vedere un fatto da tanti punti di vista. E anche se Rolandino scrive in una prosa che Benoît Grévin definisce, un aggettivo adesso non ricordo, ma tipo una prosa media, non particolarmente curata, una media fattura, diciamo così,
Rolandino tuttavia domina in pieno l'arte dell'espressione e si mostra proprio un scrittore di vaglia. Concludo solo per dire che tra i due rimane una differenza sostanziale che li separa. Boncompagno non era legato da vincoli politici alla città di Ancona. Abbiamo visto, il suo testo nasce occasionalmente da un viaggio. E Boncompagno guarda della storiografia, guarda l'aspetto etico, non quello politico. Mentre invece Rolandino lavora come storiografo della città. Lui prende anzi in carico l'eredità paterna, che era un notaio addetto a registrare i fatti che accadevano nella Marca Trevigiana. E Rolandino registra questi fatti nella sua cronaca con lo sguardo politicamente partecipe di un testimone. Ecco, subito dopo, tra 200 e 300, non ci sono altri maestri di retorica che scrivono di storia, però è vero che scrivono di storia tanti altri intellettuali imbevuti di Ars Dictaminis, e cioè capaci, in altre parole, di scrivere in stile alto o addirittura in poesia, come, per rimanere sempre nel nostro volume, mostrano appunto i bellissimi, uno già citato, saggi appunto di Benoît Grévin sulle scelte stilistiche nelle cronache meridionali latine del 200 e di Marco Petoletti su quattro poemetti latini dedicati alle vicende di Venezia nei primi anni del 300. Io qui, compassionevole come gli altri, mi fermo invitando il pubblico alla lettura, ecco, non soltanto del nostro libro, ma direi anche, se non soprattutto, delle cronache medievali. Grazie Paolo. Più in generale, grazie a tutti per queste belle risposte che aggiungono molte dimensioni a un libro che è già un libro ricco. Io forse mi sentirei di chiudere dicendo che era naturalmente impossibile ricordare tutti i 19 autori e ci siamo limitati, secondo il flusso dei nostri discorsi, ad alcune esemplificazioni, ferma restando l'alta qualità di tutti i saggi contenuti. E poi che ci sono dei libri che contengono, mettiamola così, dei libri che contengono una loro necessità, cioè dei libri che coprono delle lacune, mostrano delle prospettive. E certamente, ma il mio giudizio conta poco, però è il mio giudizio, certamente questo libro appartiene a questa categoria. Grazie. Ridò volentieri la parola all'organizzazione. Beh, io ho poco da aggiungere a tutto quello che avete detto, è stato davvero molto 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 interessante e molto gradito e gradevole. Mi limito a ricordare il titolo del libro, che è Scrivere storia nel Medioevo, regolamentazione delle forme e delle pratiche nei secoli XII-XV, a cura di Fulvio Delle Donne, Paolo Garbini e Marino Zabbia, pubblicato da pochissimo da Viella. Invito ovviamente tutti ad acquistarlo se vogliono comprenderne l'importanza e l'utilità. Dopodiché ricordo ai nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito, che è www.italiamedievale.org. Ringrazio ancora Marino Zabbia, Enrico Artifoni, Paolo Garbini e Fulvio Delle Donne per aver partecipato e per aver accettato il nostro invito. Grazie ancora a tutti e a presto. Sera. Grazie a tutti. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie a voi.